Benvenuti nell'ex residenza della famiglia Tajano del San Giovanni. Questo palazzo ha subito tantissime variazioni dal 1299 ad adesso, perché nel 1299 la famiglia Tajano vi è trasferita. Da lì questo palazzo è stato per 3 secoli una residenza reale, per 3 secoli una zecca, fino ad arrivare a 2 secoli di abbandono, come si può osservare. È stato 2 secoli al chiuso. Le uniche cose che sono rimaste originali sono i pavimenti, i lampadari, i candelabri. Da qui si può notare la famosissima facciata che conosciamo tutti, che dà su Piazza Saverio Triccia. Professoressa Campione, i vostri ragazzi impegnati nelle vie dei tesori si sono trasformati in guide turistiche eccellenti. Sì, è l'eccellenza del liceo linguistico che in questo momento si è trasformato appunto da alunni ad ambasciatori di bellezza. La città ha aperto le porte così come prevede la fondazione delle vie dei tesori, che ringraziamo come istituzione perché dà l'opportunità ai nostri ragazzi di mettersi in gioco, di sviluppare competenze di accoglienza, ma non soltanto, di consapevolezza e valorizzazione della propria città, che è bellissima. A guardare i numeri sono sicuramente positivo, più di 90 turisti accolti la scorsa settimana e adesso è ricominciato il weekend. Sì, solo nel Palazzo Taglia Via ci sono state 90 visitatori, ben soddisfatti, appagati di avere potuto godere di un palazzo che altrimenti resterebbe chiuso. Professoressa, è stato difficile anche preparare i ragazzi per queste giornate o no? No, i ragazzi hanno accolto veramente, come sempre, con entusiasmo, diciamo, la condivisione del materiale, la ricerca e la rielaborazione, e quindi insomma più che soddisfatti loro e anche noi, no? Una delle guide delle vie dei tesori, del liceo scientifico, avete accolto davvero tantissimi turisti. Cos'è che ti ha dato più soddisfazione di questa attività? Allora, intanto sono molto grata di questa iniziativa che ci è stata permessa e sono molto contenta di stringere molti rapporti diversi con le persone che vengono qua, non soltanto turisti, ma anche persone locali che non hanno avuto la possibilità di scoprire cos'è effettivamente questo palazzo. E sono contenta che finalmente con questa iniziativa hanno avuto la possibilità di conoscere anche la storia che appunto è di questo palazzo, e sono molto felice anche di poter partecipare a questo progetto con i miei compagni, in modo che appunto conosciamo meglio la nostra città. Io personalmente non sono di qua e quindi conoscere piccoli pezzi del nostro territorio è molto fondamentale. Aurora, cos'è che ti è piaciuto di più di questa attività? Allora, la parte più bella, soprattutto poter ammirare questa bellissima vista. Ogni volta facciamo salire le persone per fare la visita, ma soprattutto ho avuto anche l'opportunità di poter diciamo fare sia questo che anche il palazzo Lazzarini, visto che è momentaneamente chiuso, quindi l'opportunità di poter lavorare in due posti, e mi riempie il cuore di gioia poter anche aiutare i miei compagni e vedere la faccia stupida delle persone quando salgono qua su e vedono quanto sia bella Sciacca.